madre ne andava pazza. Ai tempi in cui non ero ancora sposato, ci andavo spesso da mia madre in campagna. Quando era ancora viva, voglio dire. La sua casa, un piccolo cottage, era in mezzo a un giardino, un piccolo giardino, completamente abbandonato, pieno di erbacce. Nessuno se ne occupava più da anni. Anzi, io credo che non ci fosse mai entrato nessuno. Mia madre già allora era molto malata e non usciva quasi mai di casa. Eppure quel giardino così mal tenuto aveva qualcosa di molto bello a modo suo. Sì, e ora so che cos'era. Quando faceva bel tempo, lei si sedeva alla finestra a guardare il giardino. Lo faceva spesso, aveva persino una poltrona speciale davanti alla finestra. Poi un giorno io decisi di rimettere un po' tutto in ordine. In giardino, intendo dire. Volevo falciare il prato, bruciare le erbacce, potare i rami degli alberi. Sì, insomma, volevo fare qualcosa che fosse di mio gusto, con le mie mani. Tanto per far piacere a mia madre. E per 2 settimane di seguito lavorai in giardino con falcetto e cesoie, scavando, tagliando, tosando. Ripulii tutto, col naso letteralmente al livello del terreno. Feci di tutto per completare il lavoro il più presto possibile. Mia madre peggiorava. Era confinata a letto. Ma io volevo che potesse sedersi nella sua poltrona e vedere quel suo nuovo giardino. E così, quando ebbi finito di sistemare, di riordinare tutto, andai a farmi un bagno. Mi misi della biancheria pulita, una giacca nuova, persino la cravatta. E andai a sedermi nella sua poltrona per guardare tutto come attraverso i suoi occhi. Già, ecco, stavo seduto lì e guardavo il giardino dalla finestra. Io mi ero predisposto a una cosa bella. Insomma, guardai fuori dalla finestra e mi accorsi cosa era successo. Dove se n'era andata tutta la bellezza? Tutta quella naturalezza?
Era disgustoso perché restavano solo i segni di un'orribile violenza. Ricordo che una volta, quando era ancora piccola, mia sorella andò dal barbiere e si fece tagliare tutti i capelli. Era la moda allora. Aveva dei capelli incredibilmente belli, del colore dell'oro, come Lady Godiva. Tornò a casa fuori di sé dalla gioia. Ma quando mio padre la vide, si mise a piangere. Più o meno era successa la stessa cosa col giardino. E sua madre? Sono già le 3.